Ben ritrovati sulla nostra avventura in Subnautica. Tra l'altro è uscita anche una nuova patch. Adoro i programmatori così che veramente aggiornano di continuo cose nuove e danno veramente un incremento non indifferente al gameplay di questo gioco. Io non posso farvi vedere tutto quello che hanno introdotto perché sono ancora abbastanza indietro. Però oltre a ampliare e allargare il mondo, se non ho capito male, cioè un pochino più grotte e quant'altro, hanno aggiunto l'opportunità praticamente di farsi tipo un orticello, un giardinetto privato, che non so bene se ci sono quindi forme di vita, di flora più specificatamente, da poter coltivare e sfruttare per mangiare. Non ne ho idea, spero di trovarli il più presto. Già che siamo partiti male, perché come ho fatto l'aggiornamento, quando sono rientrato mi diceva che il salvataggio era di una versione, eccetera eccetera, insomma. Quindi spero che non comprometta niente e che non mi tocca ripartire da capo. Però sembra che c'è tutto. Questa è un'altra innovazione che potevo provarla e l'ho provata immediatamente. Praticamente invece del nostro acquarietto piccolino abbiamo l'opportunità con il nostro, non mi ricordo come si chiama, l'aggeggetto per costruire, il costruttore infatti, hanno aggiunto questa opzione in più, l'acquario, che è bello grande. Io all'inizio nemmeno capivo come poterci entrare, poi bastava farci praticamente un'entrata come l'entrata all'oblò della nostra base. E possiamo, entrando dentro, a parte che trovo uova come se non ci fosse un domani, non so se è stata aggiunta ora, mi sembrava che c'erano pure prima, però io effettivamente non l'avevo mai visti, quindi probabilmente è stata aggiunta ora. Quindi buttiamo dentro questo acquario tutto quello che vogliamo. Io, come vedete, ho trovato un uovo e si è schiuso questo piccolo squalo della sabbia. Che sta qui, io spero che non mi mangi altri animali, perché sennò fa presto pure a farlo fuori, che è? Ah, c'ha sete, ok. Quindi niente, abbiamo un acquario più grande, un pochino più gestibile. Qui abbiamo questa specie di fioriera in cui possiamo seminarci. Io ci ho seminato il creep vine, poi ci ho messo dei funghi e questa erbaccia che prima non ci si poteva interagire. Ora con il coltello praticamente possiamo prendere dei semi di più tipologie di piante. Ora, non so se determinati pesci devono avere un suo habitat tipo. Io sono sicuro di averci messo altri due tipologie di uovo, però non si sono schiuse, non lo so come mai. Questo qui, il Bone Shark e il Jelly Ray. Quello. E non so perché non si sono schiusi, se me l'ha mangiato il nostro amichetto squalo della sabbia o cos'altro. Vediamo se questo qui si schiuderà e vediamo un po' cosa succede. Però è molto comodo perché primo contiene molti più pesci, è un pochino più carino pure a vedersi, e soprattutto dal punto di vista della fame è molto più comodo. Ci abbiamo un buon numero di pesci in più da poter mettere. Ora ci sono questi, ma posso metterci veramente altri, il che mi rende molto più comodo il fatto di avere il cibo a portata di mano. Adesso mi serve l'acqua da bere, che ovviamente non c'ho qui, ce l'ho nel nostro ciclope. Ho un po' modificato la base, ho messo questo scoglio inutile, tanto per fare qualcosa con il terraformer. Abbiamo sbloccato, l'altra volta avevo iniziato a trovarlo, sono riuscito a sbloccarlo, questo... non mi ricordo assolutamente come si chiama, il bioreattore mi sembra. Il bioreattore, esatto, che va con campioni di creep vine e campione di fungino, che non avevo manco capito che cavolo era. Io provavo a zepparci il coso, il fungo acido. Invece è un fungo che si trova a profondità un pochino più basse. Sempre dove ho trovato i frammenti di questo bioreattore sono quei funghi che sembrano tipo albero, un pochino più scuri. Quindi ho fatto un po' di scorta prima di venire qui e via. Questo non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere. Io l'ho costruito perché c'era scritto che sfruttando il... non mi ricordo manco più cosa. Scusate, ma la memoria è quella che è.
sfruttando, usa la gravità artificiale per generare corrente. Io stupidamente intendevo, o pensavo, che intendessero la corrente elettrica. Invece c'è cioè, corrente d'acqua. Cioè, mi butta via. O sono io che non ho idea di come farlo funzionare, o la trovo una cosa abbastanza inutile. Non so, forse me le metto intorno, gli do la via, così i cattivi pescioloni non mi vengono a trovare. Vengono respinti. Boh, non lo so. Non pensavo di attaccarle a ciclope, magari, dico, mi pinta. Ma non credo che funzioni così. Non lo so e non importa. Ci sono tante altre cose da poter vedere, per fortuna. Quindi andiamo a bere immediatamente, perché sennò muoio di sete. E visto che siamo qua, parliamo di altre... No. No, di altre. Di un'altra novità. L'altra volta stavamo trovando i frammenti del compensatore di pressione o roba del genere. Compensatore di pressione, ma sono grande azzeccanomi. Il compensatore di pressione praticamente ha la voce che mi è stata detta dall'intelligenza artificiale del ciclope, l'intelligenza artificiale a bordo del ciclope, che adesso dovrei andare tranquillamente fino a 300 metri di profondità. Ovviamente non ci andrò mai, c'è il nulla cosmico a 100, non immagino a 300 metri cosa ci sia, anche perché penso imploderei per la pressione, non lo so, forse mi servirà una tuta apposta, boh, forse no, non mi sembra. Non mi sembra che ci siano tute per la pressione. Boh. Comunque vediamo, insomma, se sarà necessario ci vado volentieri, ma se devo andare nel buio per non trovare un cavolo, boh, non so nemmeno a 300 metri sinceramente quanto si possa vedere. Ma non è fra le mie priorità, a dire il vero. Comunque, a proposito di tute, abbiamo costruito anche sta Steel Suite. Sta qui. Sta tuta che dovrebbe riciclare l'umidità del corpo. Io l'ho provata un attimo, vedevo che scendeva lo stesso la sete, quindi non so se scende più lentamente o cosa, ma... Per me può rimanere lì, anche perché ora come ora... Abbiamo più bisogno della nostra tuta antiradiazioni. Che, come detto l'altra volta, questa volta andiamo verso la nostra bella nave schiantata, l'Aurora. A proposito di schiantate, vedo che Maremma strega. Ah, abbiamo fatto pure la bussola, ora me l'ero scordato. Vedete infatti nella schermata abbiamo la bussola che... Vabbè, ripeto, tanto il mio senso di orientamento è quello che è, quindi a me mi cambia poco, però sicuramente è comodo. Sto trovando fra l'altro un sacco di frammenti che io dico vai, ora modifico il ciclope e viene una cosa super mega mastodontica. Invece con la nuova patch hanno aggiunto nei progetti progetto bacino veicolo portatile, quindi credo non sia più accessibile sin da subito, mi sembra una cosa... giusta e più divertente sicuramente. Anche il ciclope, perché ho trovato progetti dello scafo, progetto di chi era del motore, quindi credo che anche il ciclope non sia più accessibile fin da subito e mi sembra una cosa giusta comunque sia. Allora so in fondo, sono in cima, dove sono? Ci sto a capire niente. Qui ci sono un po' di frammenti, però non capisco. C'è un sacco di roba che ruzzola su tutti i pezzi del ciclope. Sicuramente. Andiamo a vedere, ma presumo che non mi serva un cavolo di quello che vedo. Non so perché mi sto allontanando così tanto senza... Forse perché... Io questo rumore lo conosco. Motore uguale, mi sembra già ce l'avevamo. Io questo rumore lo conosco. Troia, facciamo finta di niente. Che c'è una c'è una sega, c'è, oh, ma che è? Oh, qua giù che c'è? Pronto soccorso? Sì. E batteria. Wow! Io mi sto cacando sotto per un non nulla. Dov'è?
Fa luce questo se lo tiro. No, non mi pare. Merda secca, non volevo... Accidenti. Oh cacchio, ora muoio. Ecco cavolo. Madonna quanto è grosso. Vabbè, finché c'ho questo mi fa niente. Pir. Scappi. Madonna. Ma li passa attraverso? Ma... Ma non posso... Ho trovato il punto debole. Non so se li sto facendo male o lo sto solamente facendo incazzare come una bestia. Fanculo. Però mi sembra che sta scappando, non si sta girando per attaccarmi. Che forse hai paura di me? Ci viene da piangere. Quante cazzo di punti vita? Sì, punti vita, non è un GDR. Comunque, quanta resistenza c'hai? Cavolo! Ma che fa? Ma sta... Ma dove va? Ma... Io non vedo niente. Ma scusa, ma lui veniva... Ma l'ho messo in fuga o sta pensando solo a come attaccarmi? Bastardo, vieni qua. Ma forse non mi attacca perché è bassa. Ma Maremma Santa, è buio pesto. Dove sei? Forse perché sono nell'acqua bassa non ci arriva e scappa via. Eccolo. Meno male c'ha gli occhi un po' luminoscenti. Maremma schifa come un rischiato. Non è che mi ammazza questi sti cosi, no? Riga. Mi fa vedere col terzo. Scusa, aspetta un attimo, te lì. 34%. Ce l'avevo due, ce l'avevo. Nel frattempo sono tornato al ciclope, l'ho avvicinato, ho fatto altri due coltellini, sto continuando a picchiare all'infinito, cioè ormai... Ma deve morire perché se no guarda... Cioè non è possibile. Sto distruggendo pure il terzo coltello. Cioè quanto... Quanta cavolo di resistenza c'hai? Peccato, mi sta venendo un dubbio, ma può morire? A parte che se non lo prendo. Bene. Terzo coltello andato. Ma va in cuffia, va, ci mancava pure quello ora. Cosa sta accadendo? Cosa? Ma cos'è? Ma basta! Ma lasciami! Ma cosa? Che vuol dire? Ma sto a testa... Ma siamo a testa in giù! Ma così mi fa morire da... Dai! Lasciami, ti prego. Ma cos'è? Ma poi non mi sta facendo niente. Mi sta dando solo tipo delle testate. Ma... Ma morire... Ma... Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Questo me lo devo riguardare un attimo appena ho montato il video perché non mi sta tornando. Cioè, non capisco. Dai, mi fai morire! Fammi bocca a bocca, aiutami! Fammi respirare! Sei morto, ha perso alcune cose.
parte il fatto che mi ha fatto morire, questa cosa mi sta facendo girare abbastanza i cojones. Ma è morto o è buggato? Dio. Non so se festeggiare perché sono riuscito a ammazzarlo con quattro coltelli quasi. O scappare perché è buggato e tra un pochino tipo farà una mossa strana che mi decapiterà e mi cancellerà pure il salvataggio di Subnautica, tipo. Non lo so, ma... Torniamo alla nostra vecchia missione che ci eravamo imposti. Dio, inquietante! Via, 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 via. Di sicuro di qua non passo. No, no. Cerchiamo un'altra strada alternativa. Non... Io... Yuhu, lo fo. Poi... Vediamo un po' se si ripiglia, se si è solo addormentato, se... Però mi ha fatto giracoglioni. Cioè, mi ha tenuto sott'acqua a farmi morire di... soffocato. Mi ha fatto affogare, praticamente. Pezzo di cacca. Mi sa che hanno aggiunto anche vari pezzi di astronave a giro, perché ne ho incontrato... Tornando dall'isola ne ho incontrato uno. Mi sembrava che non c'era prima. Batteria... E batteria. Vabbè, sostanzialmente possono anche farmi comodo. Però, insomma, vi siete sprecati, sì. Di solito nell'Anfratti c'è sempre qualcosa di figo. Qui mi sembra che invece ci sia proprio una bella sega. C'è un frammento, ma so quasi sicuro che sia Simoth. Tanto col culo. Però c'è una scatoletta lì. Due scatolette. Ah, qua. Ma che ci so. Frammento di Simoth. Qua sono tutti i pezzi. Ah, finito. Oh, che è? Simoth, 500 milioni di frammenti di Simoth, questo si può analizzare. Simoth, qui c'è un buco, però è tutto stoso. Scatola nera di Aurora trovata, tentativo di download, interferenza, attenzione, radiazione a livelli massimi intollerabili. Quindi che tifo, madonna, tanto sono brutti questi squadri, sembrano quelli che vengono nel coso, nella base. Potevano farli un pochino meglio, cioè, tipo quelli. A meno che... Questa sarà una scena che taglierò perché mi sentirò un pirla quando vedo. Ah no, invece si può saldare. Credevo di fare una cazzata. Ah! Sì, aria, aria, aria. Non ho letto però... Ah, un culo, rischio sempre di morire nei peggio momenti. No, per fuga di radiazione. Ah, quindi le radiazioni sarebbero sti buchi? Cioè, vengono da questi buchi, se non ho capito male. 8? Ma dove sono tutti quell'altri? Io vedo pochi qui. Oh. Oh. Che fa il difficile? Dai, controlli dei danni all'impatto del nucleo di Aurora. I calcoli indicano che la forza dell'impatto era sufficiente per creare una rottura al nucleo. Tutte cose interessanti mi stai dicendo. Ma a sti pesci le radiazioni non fa niente. Porca miseria, dovevo prendere aria. Oh! E beh! Ah, sono pure di sopra. Ok. Due. Uno, se tanto mi dà tanto, uno sarà di là. Ok,
Madonna, come si vedono bene le cose da prendere. Raccogli modulo aggiornamento efficienza energia. Wow, wow, cos'è? Cos'è? Modulo aggiornamento efficienza energia, rilascio. Sì, ricicla il calore per aumentare l'efficienza del motore del 15%. Oh oh oh. Motore di che? Quindi, breccia del nocciolo riparata. Dispersione e radiazioni in 3 giorni. Tentativo di download con la scatola nera Aurora. Adesso non ho letto. Quindi fra 3 giorni dovrei prendere la scatola nera. Bene. E poi che ci fo io con la scatola nera, Cioè oh, vabbè. Basta, lo sta qua. Io non so perché mi si è tolto il fucile, ma voglio il fucile. Vabbè, quindi io devo aspettare 3 giorni a tornarci. Ma campo qua fuori, mi importa assai. Ah, perché vedo tutto buio? Sembrava che... Oh, questo non ci faceva fare sta salita. Mi serve la torcia però. No! Aurora, ma il sistema antincendio non c'era in questa astronave? C'è tutta l'acqua fuori, pompala, spruzzala. Non voglio rimanere bruciato, Ma te so qua, ci si vede niente. Ma è possibile tutte le volte mi metto a girare sempre notte? Qui che c'è? Niente. Qua che c'è? Niente. Ci si vede una scippa di nulla. Una cosa che vedo sono quei cavolo di ragnetti maledetti. Aspetta, va. Cioè, ho ammazzato il coso, credo. Non va. Ah. Visto. Preso. Volevi saltarmi addosso, Oddio. Ho preso fuoco. Ah, basta! Ma tutti in testa a me devono cascare. Madonna, come concia male. Credo che tocca farsene la ragione di rimanerci qui. Batteria. Palle. Oh, madonna santa, c'è l'invasione di questi ragnetti qui. No, cos'è? Batteria. Basta! Cioè, sto a fare tutto sto... sto percorso per... Raccolto segnale. Che culo, che mando un razzo e i miei amici alieni mi vengono a prendere. Cos'è il segnale? Nonna, fammi andare via da qua. Ascolta, salta picchio. Cellula di energia, vabbè. Allora, o il nostro amico ci sta inseguendo, o qui c'è un altro Leviathan. E io da qui non vedo una bene amata cippa. Solo che tra urli e tremolii. Ah, ma giù c'è. Ah, il ragnetto che cade. Ma finora direi che, anche se me ne stavo alla base a grattarmi, era quasi meglio. Però vabbè, un po' di batterie, cellula di energia l'avevo trovata. Allora, giusto, c'è sto modulo aggiornamento efficienza. Credo che forse sia del ciclope. Boh. Efficienza motore. Motore di cosa? Forse il reattore nucleare del... Boh. Vabbè. Segnale. Coordinate. Improntate. Quindi, sto... Penso che andrà messo qua.
Sì. Coordinate. Impronta termica. Impronta termica. 1900 metri? Che vuol dire impronta? No, aspetta, fermi. Coordinate, impronta termica. Ma che? Ma quindi. Cioè. Ci saranno. Cioè, grossa com'è? Ho fatto 4 cunicoli e basta. Cioè, tutto il resto è franato. Non ci si può andare. Non. Ho sbagliato io strada. Vabbè, dopo 7 utili, forse l'ho trovati. Direi che. Madonna santa, mi sembrava vicino il Parkinson con quanto trema qua. Io non capisco che vuol dire comunque sta impronta termica. Fra l'altro sto morendo di fame. Toh, magnati questo, va al volo. Anche se è crudo. Ma non è che mi porta alla lava, tipo, sta roba. 1600 metri mi sembra un'enormità, mi sembra. Cioè, come ci arrivo? Questo viene messo qui, ok. Allora, efficienza energetica attuale 400%. 300%. Non ho idea di cosa voglia dire, però buono. Buono, buono, buono. Sicuramente una cosa utile. Qualcosa di buono l'abbiamo trovata almeno, dai. Andiamo sui due pescetti prima che si muore. Credo che le immagini parlino da sole. Mi ha crashato il gioco e il punto di salvataggio più vicino era quando avevo preso il modulo dell'efficienza energetica che poi abbiamo messo al nostro ciclope. Quindi, oltre a causarmi un'oretta buona di ira incontrollabile e soprattutto dopo aver imprecato in molteplici lingue, molteplici divinità, mi sono rifatto tutto il tragitto fino dentro l'Aurora, insomma, ritornando poi qui al Ciclope. L'unica cosa positiva è che mi sono reso conto di quello che diceva la voce, che prima non ci avevo fatto a leggere, che mi diceva che la scatola nera dell'Aurora non è stata trovata, quindi non ho capito io che cavolo sta succedendo. Comunque dentro abbiamo riparato, tra 3 giorni ritorniamo, vediamo che succede. E oltre a trovare sempre le solite cagate, il segnale è cambiato. Coordinate, però ora c'è formazione geologica, quindi non so nemmeno se era prima, meglio quello di prima o quello di ora. So solo che mi manda ad una profondità devastante. Forse, vabbè, non è tutta profondità sto 1900 e passa metri. Sarà anche un po' in lontananza. Di distanza, insomma, non tutta profondità sarà. Però, boh, niente. Quindi si annulla la missione. Andiamo a scovare la fonte di calore lì o quello che era prima. E ci avvieremo a vedere questo segnalatore dove mi manda. Perché comunque sono curioso. Quindi faccio solo un rapido controllo. Se il nostro amico Leviathan è sempre vivo. O è buggato o è sempre lì, che quindi vuol dire che l'ho ucciso. Il che mi fa stare un pochino più tranquilli, perché vuol dire che con un coltello e un fucile del cavolo, che praticamente stunna e basta, si può uccidere un bestione della Madonna. E no, è qui. Si sta un po' muovendo al rallentatore, però. Ma cos'è? Ce n'è un altro? Boh, non capisco se è lui o se è già arrivato un altro tipo. Però a me mi sembra morto, quindi. Yeah, figo. Quindi
Quindi, beh, buono a sapersi, mi sento più tranquilla ad andare in giro con un coltello ora, visto che questo coltello mi ha ucciso il nemico per ora, credo, più impalpabile che ci sia. Quindi, niente, andrò verso la base e direi che ci possiamo salutare qui. Vediamo un po' nella prossima di esplorare altre cose e di trovare altri frammenti utili. Comunque sia, sono ancora indietro con le costruzioni, anche perché ne stanno implementando sempre di più e io rimango ancora sempre più indietro. Quindi niente, dovremo trovare la soluzione a questo, bisogna esplorare un po' di più. Non so, poi ora la termino qui l'esplorazione sulla nave. Non so se ci sono altri accessi, se a quello che diceva la voce, l'87% delle cose lì, delle cabine sono inabitative ora. Consiglia di non fare esplorazione, quindi noi non la facciamo. Però magari sull'altro lato c'è un'altra entrata, non lo so. Vediamo un po' la prossima volta cosa andare a fare. Come sempre, commentate, consigliatemi, raccontatemi le vostre di esperienze. Io mi vado a fare altre scorte di acqua e quant'altro, soprattutto di cellule. Speriamo che implementino l'opportunità veramente di ricaricare le cellule di energia, che non sarebbe una cosa poi così malvagia, anzi. Quindi niente, ci vediamo prossimamente sul canale in un altro video. Un saluto da Tarabuso. Ciao!